Vi do dei soldi. Quello che volete. Se poi vi servisse... Cosa? Non potete mettermi nei guai. Io ho una famiglia, una carriera. Perché? Secondo te noi chi siamo? Figli di cani? Lasciatemi andare. Ah, il signor Guardone. Viene, si diverte alle nostre spalle e poi crede di squagliarsela. Ma io vado alla polizia. Fregati noi, fregato te. Andiamo, cercate di essere ragionevoli. Ragionevoli un corno, tu non ci molli. Allora, cosa facciamo? Quando l'avete portato da me, non l'ha visto nessuno? No, nemmeno quando è venuto qui in pensione. È stato sempre di notte. Ne sei sicuro? Sicuro. Ma quando vi siete conosciuti? Sì, quando l'hai incontrato. Lui con chi era? Niente, era solo, te l'ho già detto. Io gli ho sorriso. Lui mi è venuto dietro. Tutto qui. Dobbiamo sbarazzarcene. Ah, se esco da questo impiccio, lascio Milano. Torno a casa. Basta, volto pagina. Mi rimetto a fare la maestra. Vogliamo deciderci? Testiamolo prima. Lo portiamo via nudo. La signora non è in casa. Oh, mi dispiace, signore, l'architetto deve ancora rientrare. Mi dispiace molto. Ho speso un patrimonio in gettoni. Ma se sono 2 anni che manchi da Milano. Prima che partissi non c'eravate mai per me. Nessuno ti ha voluto snobbare. Ma dai, scherzavo. È logico, no? La vita porta a prendere nuovi giri. Le amicizie si allentano, gli affari, il lavoro. Tu, per esempio, tu vai sempre di corsa. Scusami, sai, per l'altra volta. No, no, niente. Oh, a proposito, ma come mai siete venuti a trovarmi? Per farti un saluto. Nostalgie dei vecchi tempi. E chi vi ha detto che stavo qui? Alla mostra. Ho capito. Splendido. È stata una magnifica sorpresa. Senti, Carletto, io ora devo sapere una cosa. Un momento, un momento. Andiamo. I rivoluzionari d'ottobre. Amici, bene. Gomma piuma, elmi di gomma piuma, parastinchi di gomma piuma, la gomma piuma contro il manganello. Avete mai giocato alla rivoluzione? E così adesso fai il rivoluzionario. Ma figurati. Atteggiamenti di moda, la contestazione. Mi sembra che allora di politica ne capisse ben poco. Per quello che me ne intendo io, ora ne capisce meno di prima. Semplicemente si diverte a giocare all'intellettuale. A quattrini. Come se la cava? Ne ha... Il mare? Vogliamo scherzare. Subito, il 13 notte, stesso posto. Cifra 8 più 2. Grazie, PS, non aspetterò più. Questa lettera l'ha spedita prima di partire, quel giorno stesso. Ora bisogna prendere una decisione. Cosa facciamo?